volte vi ho detto di mettere a posto i vostri giocattoli. No. Ma cosa stai facendo? Tutti e due venite per favore, mettete a posto tutti i giocattoli, dai. No. Sì, sì, sì. No. Sì, 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 mi dovete dire. No. Oh. Erika, Vanessa, venite qua. Subito. Guarda, ho trovato due occhi. Ma tu cosa fai con quei occhiali? Una dei nostri papà. Erika, è una lettera ma non capisco. È di Mr. Zag. No, dai, Mr. Zag, lascia stare Mr. Zag, ma non capisco cosa c'è scritto qua. Mamma. Cioè, dobbiamo decifrare cosa è scritto qua. Ma è di Mr. Zag però. Non so. Sì, di pipistrelli. Mamma mia, allora ascoltami, ho visto in un film che devi chiudere tutto, qua deve essere buio. Oh mio Dio. Ecco. Oh, Vanessa, vieni, vieni amore, vieni. Guarda qua. Guarda qua amore, guarda. Si illumina. Si illumina, questa è una lettera. Guarda qua, c'è scritto Mr. Zag. No, è un'altra lettera di Mr. Zag. Sì, te l'avevo detto. Sì. Te l'avevo detto perché io capisco. Ascolta bene. E la casa delle ragnatele. Guarda qua, ci sono delle ragnatele. Con un pipistrello è un altro. Ascoltate bene. Ci sono due pipistrelli. È giunto il momento di fare qualcosa per signor Mark. Oh! Mr. Mark! Signor Mark, no, di nuovo il signor Mark. Allora, dobbiamo fare qualcosa per lui. È il fratello di... Mr. Zag. Sì, è il fratello di Mr. Zag. Ci tranquillizziamo. Allora, è giunto il momento di fare qualcosa per signor Mark, cara Erika e cara Vanessa. Visto che ancora non avete restituito il suo libro magico, lui vuole mangiare i suoi biscotti stregati e voi li dovete prepararli questa sera. Come preparare i biscotti stregati? Ascoltiamo, ascoltiamo. Se non li preparerete, qualcosa di inaspettato accadrà. No. No, di nuovo, no. A mezzanotte i biscotti devono essere sul balcone. E qua guarda, c'è la ricetta, 200 grammi di burro, di zucchero, uova, farina e vaniglia e anche sangue. Oh. Mamma mia che schifo, è Mr. Zag. Ragazze, di nuovo. E dobbiamo disegnare Mr. Zag. Un'altra cosa dobbiamo fare. E coi fogli, lo dobbiamo. Ascoltatemi, no, dai, dai, ci diamo una calmata, apriamo tutto. Mamma mia, occhiali, aspetta. Vai a prenderteli, amore, vai a prenderli. Apriamo tutto e per forza dobbiamo preparare questi biscotti. Li dobbiamo preparare, ok? Non occhiali. No, no, no. Apriamo tutto, per favore. Aprite. Tutto, 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 tutto. Tira, amore. Qualcosa non va qua con questo Mr. Zag. Ok, lasciamo tutto così. Andiamo a preparare tutto subito. Dobbiamo preparare i suoi biscotti. Il mio giocattolo. Prendilo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ragazzi, scusate questa entrata, ma guardate cosa abbiamo trovato qua. Guardate cosa abbiamo trovato. Di nuovo una lettera da questo Mr. Zag e suo fratello. Di Mr. Diletta. No, no. Non è Mr. Diletta, è il signor Mark e Mr. Zag, che sono due fratelli che a noi combinano tanti casini. Prima con la zucca stregata, il libro magico che ancora e teniamo. Anche... Cosa? Vedere se arriva una. Dai, no, una no, no, non arriva. Una posta di Mr. Zag. Non arriverà più niente, perché questa è l'ultima volta quando faremo. Perché fuori lasceremo anche il libro magico. E quel signor Mark dovrà prendere i biscotti anche sul libro magico. Basta. Intanto cominciamo, perché fra poco diventa buio. E a mezzanotte i biscotti dovranno essere fuori. Dai. 200 grammi di burro. Polizia. Guarda. Serve 200 grammi di burro. Prendi. Qua ho preparato, Vanessa, questo è il tuo burro. Mettilo là dentro. Anch'io. Erika? Lo metto tutto. Tutto, tutto, sì. Ma l'uovo, Vanessa, non lo mette qua. Ok.
Tutto. Ci riesci, amore? Oh. Che peccato. Che peccato, vai a portare un cucchiaino, vai, subito. Ti metto anche l'uovo qua dentro. Ok. Ok, dovrai mescolare bene. Ok? Sì. Sono arrivata. Ciao, amore. Porta il cucchiaino, dai. Mescola bene. Ti devo prendere anche i capelli, ti devo fare una codina. Che schifo. Dai, vieni, signorina, mescola. Ecco Erika, adesso ti metto anche il tuo uovo qua dentro e dovrai mescolare bene. E la fa okay. Con le mani. Il zucchero. E ti metto anche il zucchero a velo. Questi là. Questo è il che tuo schifo. Zucchero. Mescola bene, amore. E anche il zucchero di Erika. Qua ragazze sono 200 grammi di zucchero a velo, 200 grammi di burro e un uovo. Va bene, mescolate bene. Bene, bene. Wow. Che schifo. Ragazze, ma non capisco una cosa. Ma perché signor Mark vuole mangiare i biscotti preparati di voi? Cioè, non capisco. Non lo sapevo. Forse ha fame. Sì, di sicuro ha fame perché si avvicina Halloween. E lo sai che ci può combinare tante cose brutte questo Mr. Mark, Mr. Diletta, cioè perché neanche non so come mamma si chiamano. Mamma mi sei dato il brutta. Sì, cioè l'avete visto anche voi in quella notte. L'avete visto? Che schifo. Finiamo di fare questi biscotti. Sì, li dobbiamo finire presto, lo sai. Adesso si mette la farina, 250 grammi di farina. E Vanessa dovrà mescolare tutto insieme. A mezzanotte i biscotti saranno pronti, messi sul balcone, buoni. E li faremo belli, belli, belli. Guarda! Che schifo! Dai, mescolate, mescolate bene. Ecco, io non faccio niente perché nella lettera c'è scritto che voi due dovete preparare questi biscotti da sole. Wow! Vedo che l'impasto è pronto, adesso lo dobbiamo mettere in frigo per 30 minuti, ok? 30 minuti è poco. Va bene, 40 minuti. Ecco ragazzi, abbiamo tolto l'impasto dal frigo e adesso dobbiamo fare... cioè, come si chiama? Dobbiamo schiacciare l'impasto. Sì. Stendere. Stendere. Va bene, dobbiamo stendere con il mattarello. Se Mr. Zag si avvicina a noi, abbiamo un mattarello in testa. No, stiamo scherzando. Allora, Vanessa, comincia tu per prima, per favore. Brava, brava, brava. Ecco, spostati. Faccio anch'io qua. Per forza ti dovrò aiutare. Anch'io faccio anch'io. Dai, tutte e due, tutte e due. No, faccio io, faccio io. Va bene, va bene. Perché sto impasto? Perché Mr. Zack ha detto che dobbiamo farne noi due? Sì, ma dovrò aiutarvi perché questi biscotti dovranno essere bellissimi. E per le formine useremo i bicchieri. Beh, io okay. Questo. Intaglieremo cioè, la forma di un bicchiere. Va bene. Super. Due biscotti pronti. Schiaccia un altro perché io dopo li prendo, va bene? Schiaccia, amore. Brava, brava. Ecco, adesso schiaccia, guarda qua. Vanessa, tu puoi schiacciare di... Ecco, 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 ecco. Mr. Zack li vuole vedere brutti. Li metto qua. Non li schiacciare, Erika, non li schiacciare, per favore. Brava! Cadiamo alla pasta, dai! Cosa? Aspetta. Ecco, così. Cosa hai fatto? Hai chiuso la porta? Sì. Perché? Perché arriva Mr. Zack. Dici? Sì. Se anche il buio arriva. Guardate fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriva. Ok. E ragazzi, guardate. Abbiamo finito di fare le formine e dopo dobbiamo decorarli. Ma cioè, vi ho preparato una cosa pazzesca. Già ho pensato tutto. Ed ecco qua i biscotti, Vanessa. E qua ho portato quello che ci serve mamma per... Mamma,
Farli belli, 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 cioccolato. Belli. Questi sono gli occhi. Allora, aspetta, Erika, metti per favore a posto. Cominciamo a decorare. Non mangiare gli occhi. No, gli occhi non si mangiano. Allora, ascoltate un po'. Fate brave, perché dovete fare voi. No, no, non mangiare. No, non mangiare, sono stregati questi. No, meglio di no. Guardate qua. Faccio gli occhi. E anche la bocca. Fai lo zombie? Sì. Più o meno. Sì, uno zombie. Anche in testa devi fare le linee. Maria. Anche in testa devi fare le linee. Anche quelle. Va bene, amore. Cosa dite, gli piacerà? Sì. Ecco. È arrabbiata la sega. Arrabbiata? Sì. La bocca sì. E basta. E ti faccio vedere un'altra cosa. Facciamo un dente qua. Sì. Oh, così. Wow. Mamma mia, questi biscottini sembrano squisiti. Guarda questa ragnatela, guardate. Cosa ne dite, piacerà a Mr. Zag e signor Mark i biscotti? Sì. Scrivetelo giù nei commenti, vogliamo vedere tutti i vostri commenti. Se anche a voi vi piacciono i biscotti che hanno preparato Erika e Vanessa. Adesso ragazzi andiamo veloce che fra poco diventa buio. Li portiamo fuori. Tieni amore. Anche la lettera. Ecco. Già preparato. Prepariamo i biscotti amore. Mettili lì. Vieni. Anche la sua lettera. Questa notte dobbiamo spiare e dobbiamo vedere se veramente mangeranno i biscotti.